lo abbiamo realizzato a 1900 metri a Malgavette Grandi, dove gran parte delle bestie che oggi sono presenti qua a Casera dei Boschi si trasferiranno per rimanere praticamente tutta quanta la stagione fino al 12 di settembre, che è la giornata classica del rientro dall'alpeggio delle bestie. Malgavette Grandi rappresenta, per concludere, un po' lo spirito delle attività che il parco ha sposato sulle proprie iniziative. Riassume in sé un po' tutte quante le filosofie e i principi che il parco ha portato avanti in questi anni, e quindi potenziare le attività silvopastorali all'interno del proprio territorio, utilizzare fonti rinnovabili nelle proprie strutture e soprattutto cercare di valorizzare e riqualificare questi ambiti per un turismo di qualità. E quindi cercare di riportare alla propria origine quelle che sono le attività tradizionali del posto, ma anche di richiamare un turismo consapevole di quelle che sono le bellezze e le tradizioni di questi luoghi. Avete visto nell'inaugurazione questa malga che per noi è veramente un fiore all'occhiello. Casera dei Boschi è un posto spettacolare proprio di fronte alle vette feltrine. Ma la cosa più importante è che è gestita da Saverio Facchin, che con noi ha realizzato un percorso molto lungo a Malga Vette Grandi. È una delle malghe più belle che abbiamo in un contesto paesaggistico eccezionale. Il parco, come sapete, in questi oramai 14 anni ha lavorato moltissimo per recuperare le attività di alpeggio e portarle alla dignità del XXI secolo. Abbiamo recuperato 5 malghe a 2000 metri di quota con l'utilizzo delle tecniche del fotovoltaico e delle biomasse, spendendo oltre 2 milioni di euro, ma recuperando una tradizione che è cultura, che è la storia del popolo bellunese. Oggi nel parco c'è il 97% delle mucche che ci potrebbero essere, mentre nel resto del territorio dei 15 comuni del parco, fuori dal territorio dell'area protetta, abbiamo solo il 40-45%, e in questo semplice dato la risposta del lavoro che abbiamo fatto: conservare la natura, recuperare le tradizioni dell'alpeggio per avere formaggi eccezionali, per avere la conservazione dei prati che sono cultura, che sono storia, che sono biodiversità. Questo è quello che abbiamo fatto in 14 anni e che speriamo di poter continuare a fare per avere veramente un domani migliore nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Abbiamo con noi Silvia e Valentina, mamma e figlia, che gestiscono, sono della nuova gestione dell'agriturismo Casera dei Boschi. Che cibi potrà trovare la gente in questo nuovo agriturismo? Prodotti tipici qui della montagna, a base di polenta, tosella, tutti i nostri prodotti della malga. Abbiamo formaggio, salame, lo spezzatino, le costine, facciamo tutti i prodotti del parco qui. E i nostri agnelli, i nostri polli, le costicine, poi i primi locali tipo gnocchi di ricotta, minestrone, tutti i piatti tradizionali del nostro territorio. Cerchiamo di accogliere il turista in maniera adeguata, facendo vedere anche i nostri animali. Abbiamo le mucche, i conigli, galline, maiali, pecore. Abbiamo un po' sì, tutti gli animali che poi utilizziamo ovviamente nella cucina per farla mangiare al turista. Vendiamo i prodotti nostri tipici, dal formaggio, la ricotta, il burro, salami, cose nostre, insomma. Si tratta di una malga in comune di Pedavena che il parco ha voluto ristrutturare insieme ad altre per riportare quelle che sono le nostre montagne alla bellezza di una volta.
Una casera può essere fonte di sostentamento per una famiglia e sicuramente è un punto di ritrovo per quanti amano la montagna. Una casera poi, come la casera dei boschi, fatta nel modo più intelligente per ospitare, per dar da mangiare prodotti genuini, per mettere anche in vendita dei prodotti locali che hanno delle caratteristiche ineguagliabili. Credo che oggi, con questa nuova gestione, si apra una nuova fase per Casera dei Boschi e per il territorio del parco. Ecco, con l'occasione di questa riapertura di Malga Casera dei Boschi, che evidentemente riteniamo un fiore all'occhiello della nostra comunità, anche se ha avuto grossi problemi di gestione in questi anni, ritengo opportuno fare alcune considerazioni sulla sinergia che esiste dalla sua costituzione e sta continuando in merito ai rapporti tra Ente Parco, Comunità di Pedavena e Comune di Pedavena. Noi abbiamo in Comune di Pedavena, oltre a questa struttura ristrutturata con, diciamo, i fondi dell'Ente Parco, anche il Centro Visitatori Sasso nello Stagno, inaugurato nel 2000, che è una struttura molto importante non solo per Pedavena, perché è comunque un punto di riferimento culturale e ambientale del territorio, ma è molto importante per tutto l'operato dell'Ente Parco. Poi evidentemente anche la vicinanza della sede del parco, che è a Feltre, con la comunità e il comune di Pedavena, fa sì che tante iniziative organizzate all'Ente Parco abbiano come riferimento proprio la Sala Guarnieri, quindi il centro culturale di Pedavena, dove vengono organizzate molto spesso degli incontri, dei dibattiti, delle conferenze che hanno anche riscontrato e riscontrano notevoli partecipazioni di cittadini di Pedavena, del Feltrino in modo particolare, su tematiche legate in parte all'Ente Parco, ma che sono diventate ormai patrimonio anche di tanti cittadini. Sono stati fatti interventi di recupero della sentieristica nel nostro territorio, all'interno dell'Ente Parco naturalmente, quindi abbiamo tutta una serie di valenze territoriali che grazie all'Ente Parco sono state così recuperate e valorizzate, altri, diciamo, progetti sono in itinere, noi speriamo che grazie anche a così i fondi che sono stati sbloccati dell'ultima finanziaria, il parco possa avere anche quella capacità di intervento, di investimenti sul territorio che consentano, diciamo, di portare avanti alcune progettualità fatte in sinergia, che si sono momentaneamente fermate ma che adesso possono ripartire. Oltre a questo, l'opportunità che viene data da un parco nazionale in termini di visibilità anche sui mass media, oltre che sui vari siti che sono stati attivati, possono far sì che Pedavena recuperi quella vocazione turistica legata in particolar modo all'ambiente, al Monte Avena, ma legata anche a tutti quegli aspetti storico-culturali e architettonici che esistono sul territorio e che possono portare, come auspicabile avvenga, se quanto prima termineremo anche il progetto Boscherai, a una sinergia virtuosa di accoglienza non solo ambientale ma legata anche a attività sportive tipo il volo libero, tipo anche il rugby, tipo anche gli hobby legati ai percorsi vita e quant'altro, che è probabilmente il futuro socio-economico e anche di sviluppo della nostra comunità.